Bentornati, volevo ringraziare naturalmente Edith Gabrielli, Tristan Wendigen e Massimiliano Rossi per l'invito a presiedere questa parte del convegno che mi sembra già dai primi contributi estremamente importante anche da un punto di vista così di confronto con le ultime prospettive globali, diciamo, della storia dell'arte, di cui torneremo naturalmente a riprendere questo tema. E questo che diciamo mi ha colpito molto sono già dagli inizi dei primi contributi questo aspetto, diciamo, attraverso degli studi specifici giungere a discorsi, diciamo, di carattere più complesso di questo convegno che ha una struttura molto complessa e molto ambiziosa nel senso migliore del termine, e qui ringrazio naturalmente gli organizzatori. Mi fa piacere introdurre la prima relatrice, sono Patrizia Zambrano, che è professore di storia dell'arte moderna presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale. Come tutti sanno, si occupa prevalentemente di pittura, scultura, letteratura artistica del Rinascimento fiorentino, in particolare di Filippino Lippi e Sandro Botticelli. Su Filippino Lippi ha scritto la monografia fondamentale insieme a Jonathan Nelson nel 2004, e naturalmente oltre a questo contributo fondamentale si è occupata molto spesso dei rapporti fra Botticelli e fra Botticelli e Filippino Lippi, e dati gli interessi della sua ricerca su queste due personalità, non avrebbe potuto avere scrivere una monografia sull'amico di Sandro e il problema della connoisseurship berensoniana, un volume pubblicato nel 2006. Sin dall'inizio della sua carriera, Patrizia Zambrano si è sempre sforzata di recuperare il patrimonio ligneo dell'arte italiana. Ricordo con particolare piacere la sua monografia fondamentale del 1992, insieme naturalmente a Franco Sabatelli, che aveva all'epoca naturalmente gli studi sulla cornice del Rinascimento. Io penso che appunto questo amore per il materiale, il legno, non abbia mai abbandonato i suoi studi, e in effetti resta al centro anche delle sue attività adesso nel Piemonte orientale. Mi limito a citare il suo lavoro sul laboratorio Barolo di scultura e gli intagli lignei. Il titolo del suo intervento recita Canone e storia, il Rinascimento e le arti rinate, restaurate, risuscitate, recuperate, dove abbiamo questo ricordo del RI a cui ci ha già introdotto la presentazione di Massimiliano Rossi. Prego. Grazie mille, grazie ad Alessandro Nova, e ringrazio, mi perdonerete se parlo da seduta, ma non è una giornata in cui sia in gran forma. Dunque ringrazio i curatori, anche io, e nell'augurare poi una buona sera a tutti voi. I curatori Edith Gabrielli, Massimiliano Rossi, ovviamente Tristan Wendigen, e per questo invito a partecipare, e soprattutto devo dire per la mappa concettuale che avete costruito, che è stata di grande utilità, una mappa appunto molto complessa, molto articolata, e che si è rivelata appunto una ottima traccia. E poi voglio salutare con grande cordialità Alessandro Nova, perché è stato come me anticamente allievo di Pierluigi De Vecchi, e l'insegnamento del nostro maestro non cessa di essere importante ancora oggi, quindi non solo nella dimensione della memoria, del ricordo degli anni dell'Università Statale a Milano, quando l'Università Statale, il nostro istituto si chiamava così, non si chiamava Dipartimento, stava ancora in via Festa del Perdono,
E ricordo appunto Alessandro, ricordo appunto il magistero del nostro maestro e ricordo in particolare tutti gli insegnamenti che talvolta un po' ruvidamente Alessandro mi ha dato in diverse occasioni, ero una bambina e qualche volta anche appunto talmente ruvidamente da così da farmi sobbalzare, ma dopo molti decenni questi insegnamenti quasi mi tornano continuamente in mente e tutto quello che diceva, che prediceva e che allora mi spaventava, ecco, è accaduto tutto nel mondo, quindi devo dire grazie Alessandro perché sei stato come un oracolo, allora mi faceva paura, dopodiché ho detto beh qualcuno l'aveva previsto, quindi grazie ancora. Dunque la rilettura di testi ormai divenuti dei classici, spesso dati per scontati, può essere, mi sentite? Tutto a posto, ok, può essere utile a ripercorrere alcune tappe metodologiche anche per ricordare che il mito del Rinascimento ed anche uno dei suoi canoni è stato costruito dalla fine del Settecento raggiungendo il suo zenith nella seconda metà dell'Ottocento per essere quindi decostruito sino a diventare oggetto di vero e proprio, negazionismo, come indica la traccia concettuale di questo convegno. Invece è necessario tornare a misurarsi con la nozione di rinascimento, con il concetto, o meglio i molteplici concetti di rinascimento, provando ad affrontare ancora una volta nodi tematici non risolti. Primo fra tutti il tema della rinascita stessa. E rinascita di cosa? In questa luce mi è stato chiesto molto tempo fa Massimiliano Rossi, di preparare un intervento che avesse un carattere generale e introduttivo. Quando ho ricevuto il programma definitivo ho però modificato in parte, per evitare sovrapposizioni e ripetizioni, il mio testo iniziale. Ho diviso questo mio intervento in tre brevissime parti, la prima sulla nascita ottocentesca del mito e la fondazione di quello che io chiamo il secondo canone, la seconda parte sull'annosa questione di decostruzione e periodizzazione, su questo si potrà fare solo un accenno ricordando come sia ancora un grande problema. Quello della periodizzazione in particolare, ho preso degli appunti e sono molto contenta che Massimiliano Rossi abbia cominciato l'intervento dicendo il Rinascimento nasce. E proprio un paio di giorni fa, preparando, rileggendo, ho avuto in mano un volume appena uscito, curato da quattro colleghi, sulla periodizzazione delle vite del Vasari. Voi direte, ancora? Sì, ancora, siamo ancora qui a parlare di questo. E dunque un intervento di Aldo Galli molto bello sul concorso del 1401 come paletto periodizzanti, ma letto attraverso le vite, le fonti ovviamente, Ghiberti, Manetti, ma poi riletto nelle due diverse edizioni delle vite, quindi torrentiniana e giuntina, e sempre ragionando sulla periodizzazione. Quando comincia? Dunque Massimiliano Rossi ci ha dato la sua con Nastagio degli Onesti e con quella fase. E così, durante gli ultimi 40-50 anni, il problema del Rinascimento è diventato una delle questioni più aspramente dibattute della storiografia moderna. Così Ervin Panofsky nel 1952, aggiungendo alla relativa nota 13, è pertanto impossibile dare un'idea approssimativa anche delle più recenti e generali discussioni del problema del Rinascimento. Mi perdonerete, dunque, se 71 anni dopo, a situazione sostanzialmente invariata, comincio con le medesime parole, si parla licet ovviamente. E vediamo la parte 1, l'Ottocento, il secondo canone, cominciando quindi dalla fine. Il secondo canone o la nascita ottocentesca del mito. Come sorge, si sviluppa storicamente il concetto del Rinascimento e quindi come si costituisce il canone, questo secondo canone, nonostante si ritenga costantemente che il concetto del Rinascimento da un punto di vista culturale sia l'esito di un processo ottocentesco legato soprattutto a figure come Jules Michelet e Jacob Burckhardt, già Eugenio Garin nel 1953, nel suo testo Il Rinascimento di Burckhardt, posto a introduzione della civiltà del Rinascimento in Italia di Burckhardt, testo ovviamente fondante,
per l'idea, il concetto stesso del Rinascimento e quindi per il suo canone, evidenzia come nei secoli precedenti all'Ottocento quantomeno i filosofi avessero una forte coscienza della natura di ciò che il Rinascimento come periodo ben definito, civiltà ed epoca storica, aveva rappresentato rispetto al Medioevo e dunque avessero già messo a fuoco il, o forse sarebbe meglio dire, un concetto di Rinascimento. Garin, ad esempio, individuava già nel pensiero di Pietro Pomponazzi, e cioè proprio dentro il Rinascimento stesso, una forma di coscienza del Rinascimento, come, cito Garin, nuova signoria umana. E anche nel pensiero di Mario Nizzoglio, per esempio, umanista e filosofo, Garin riscontra una concezione secondo la quale, cito di nuovo, i risorti studio humanitatis, lungi dall'essere servitù rispetto agli antichi ed evasione letteraria, servivano a rovesciare l'antica concezione del mondo e ne aprivano una nuova. In questo saggio introduttivo a Burckhardt, così come in numerosi altri suoi scritti, Garin individua perciò quello che potremmo definire un lungo e articolato percorso di formazione di una coscienza dell'entità e del ruolo del Rinascimento nella storia e soprattutto nello sviluppo della filosofia e nel pensiero occidentale attraverso le figure di Telesio, Galileo, Bacone. Se dunque già durante il Rinascimento umanisti e filosofi avevano fatto del tema della rinascita un'arma formidabile, uno strumento di interpretazione del mondo, i 600 e 700 rimasero fedeli a quella visione, che anzi svilupparono, come si vede bene nel discorso introduttivo all'Enciclopédie, così come negli scritti di Nicolas de Condorcet. Ma veniamo al termine Rinascimento, come espressione di un'intera civiltà, ovviamente di un periodo storico. Riguardo alla fase ottocentesca del mito del Rinascimento, è convinzione comune che la parola, il termine stesso Rinascimento, sia stato formalizzato da Jules Michelet nel settimo volume dell'Histoire de France, pubblicato nel 1855, titolato La Renaissance. Gli storici e filologi hanno discusso se il termine Rinascimento in senso specifico, cioè in senso storico, sia stato usato per la prima volta da Michelet, oppure, come ha precisato Johann Huizinga nel Problema del Rinascimento, il suo controverso saggio del 1920, che immagino tutti noi conosciamo, e come ricorda ancora Erwin Panofsky nel suo, anche questo ben conosciuto, volume raccolta di saggi, rivisto per l'ultima volta nel 1964, oppure questo termine si trovi impiegato con questa accezione di fase della civilizzazione, della storia della cultura, già in un romanzo di Balzac, Le Balles de Chaux, del 1829, dove la parola viene impiegata per dare un tono alla conversazione di una contessina dell'Ottocento deliziosamente viziata. Cito da Balzac, perdonerete il mio francese oltre che la mia voce terrificante di oggi, «Elle raisonnait facilement de la peinture italienne ou flamande sur le Moyen Âge ou la Renaissance». Questo è citato anche da Panofsky alla nota 10. Il riferimento che pare indicare che il termine poi utilizzato da Michelet fosse diventato di moda nei circoli intellettuali e nella società elegante di Parigi già all'inizio degli anni 20 dell'Ottocento, assai prima perciò di venire codificato formalmente. Il termine appare poi nel 1860, come noto, nel titolo dell'opera fondante, più tardi tanto discussa, di Jacob Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia. Al di là della codificazione del termine, della definizione di una fase della storia, non va però dimenticato che per esempio John Ruskin in Stones of Phoenix, quindi già nel 1951, aveva fatto riferimento al Renaissance Period. Sembra dunque ancora da condividere, ancora una volta, quindi la posizione di Garin, il quale invitava a non considerare Michelet come inventore né del concetto né del termine Rinascimento, che erano più antichi e discussi. Michelet invece, cito,
consegnò a Sintesi Originale organica l'elaborata immagine che il lavoro di alcuni secoli aveva maturato e che nel fondo era quella stessa che il Rinascimento aveva vagheggiato, proponendola come ideale. In un breve volger d'anni, a metà Ottocento, si concentrano i lavori di Michelet, di Voigt e poi di Burckhardt. E questi lavori furono decisivi a fissare il senso, i codici, l'immagine generale, cioè proprio il canone del Rinascimento, ed ovviamente a sancire in modo definitivo questo nome così fortunato. Un ultimo appunto, paralleli articolati svolgimenti erano avvenuti in Gran Bretagna, come ricostruito magistralmente da John Hale nel suo venerabile ed insuperabile capolavoro England and the Italian Renaissance del 1956. Specie nel capitolo 6, Prejudice and the Term, Renaissance. Se all'altezza cronologica degli anni 60 dell'Ottocento il fenomeno oggi codificato come Rinascimento had won a name, the Renaissance, cioè aveva conquistato il suo nome, come scrive Hale, bisogno ancora di un po' d'acqua, scusatemi. Dunque, se all'altezza, se appunto all'altezza cronologica degli anni 60 il fenomeno aveva had won a name, the Renaissance, cioè aveva conquistato un suo nome, il Rinascimento, già nel 1879 la rivista The Quarterly Review lamentava la vaghezza di tale nome. Cito: "There is a large class of writers and the far class of readers with whom it stands as the symbol of something very grand, but very vague and very misleading." Cioè, una termine, il simbolo di qualcosa di molto grandioso, ma molto vago e soprattutto molto sviante, cioè molto misleading. Attenzione, perché questo credo che sia una parola che chiarisce molto bene l'ambiguità non ancora superata. Uno dei problemi di fondo. Dopo la fase costitutiva del mito, e cioè del canone, ripeto quello che definisco il secondo canone della civiltà del Rinascimento, si registrò nel Novecento un doppio movimento. Da un lato gli studi operavano una sempre più ampia e precisa messa a fuoco di ogni aspetto della cosiddetta e tanto mitica civiltà del Rinascimento, ma su un diverso fronte altri studi conducevano una sottile ma profonda e per certi versi drammatica messa in discussione dell'idea stessa del Rinascimento. Tale messa in discussione condusse ad una corrosiva decostruzione concettuale e fattuale del canone fissato nel secolo precedente e portò inoltre ad abbattere la rigida scansione medioevo-rinascimento e poi a formulare nuove griglie della periodizzazione. Finì questo doppio movimento più in generale per degerarchizzare. Il rischio, come vedeva bene Erwin Panofsky, tra i più fini dei decostruttori, era notevole. Se lo stacco con l'età medievale perde nettezza, la periodizzazione fatica a trovare punti fermi e il Rinascimento perde identità. Scusatemi, ma purtroppo come accennato, uno dei filoni di studio più importanti tra quelli che presero corpo conduceva a due temi tra loro strettamente legati, ai quali è necessario dare almeno un breve cenno, e cioè decostruzione con il portato eventuale del negazionismo e periodizzazione.
In questo senso Panofsky, pur non essendo un negazionista, è certamente tra coloro che hanno ridimensionato la portata di questa fase della storia, mettendo in luce nel suo testo Rinascimento, Rinascenza dell'arte occidentale, diciamo scritto a partire dal 52, ma con una revisione poi fino al 64, l'esistenza di una serie di rinascenze, quella carolingia e quella ottoniana, che hanno preceduto, seppur con caratteri diversi, il fenomeno storico e culturale definito Rinascimento. Ora, in questo volume, che credo tutti noi conosciamo, io ho soprattutto evidenziato due capitoli. Ovviamente quello che si chiama Rinascimento e Rinascenze, ma farò ora qualche brevissima osservazione sul primo capitolo, cioè Rinascimento, autodefinizione e autoinganno. La parola chiave è degerarchizzare. Panofsky era studioso eccezionalmente acuto e comprese il rischio insito nella sua operazione. Con la valorizzazione e rivalutazione delle rinascenze medievali si alimentava la tendenza, già manifestatasi, alla negazione dell'originalità e addirittura dell'esistenza del Rinascimento, come infatti era accaduto con teorie decisamente negazioniste e composizioni corrosivamente critiche come quelle espresse da Johann Huizinga nel 1920, il saggio che ho già menzionato, ovviamente, Il problema del Rinascimento, e per questo non si può che, almeno fino alla metà del Novecento, rimandare al volume monumentale di Wallace Ferguson. Ora, nel primo saggio, appunto, Rinascimento, autodefinizione, autoinganno, Panofsky affrontò apertamente questa questione, cioè volle affrontare in modo molto aperto il rischio di non solo decostruzione, ma negazionismo eventuale, e dunque ripercorse la storia di come presso gli umanisti e anche in parte presso alcuni artisti la coscienza del Rinascimento si era fatta strada. Prima Petrarca, poi Dante, e io trovo molto interessante questa inversione fatta da Panofsky, molto significativa e personalmente molto condivisa, quindi prima Petrarca, poi Dante e Boccaccio, per affrontare il nodo di Giotto, che è il nodo, attraverso le fonti della letteratura artistica fino a Vasari. Il punto veramente importante di tale lavoro è l'aver posto quel percorso attraverso le fonti a legittimare l'esistenza stessa del Rinascimento, e questo l'argine, il muro, la barriera che Panofsky innalzò di fronte agli eventuali, diciamo, negazionismi, oltre a quelli che già si erano manifestati. E questo fece la differenza, identificando la coscienza del Rinascimento nelle fonti scritte, Panofsky forniva la prova della sua stessa esistenza. Un'ultima cosa, deperiorizzare il percorso di coscienza ed autocoscienza del Rinascimento costruito da Panofsky, però è da ancora oggi un effetto assai rilevante, forse decisivo, e lo sappiamo tutti quotidianamente. Infatti non possiamo che porci una domanda che anche Panofsky pone esplicitamente: se la coscienza del Rinascimento comincia a prendere forma con Petrarca, Dante, Boccaccio, allora quando comincia il Rinascimento? La questione è ancora oggi senza risposte e, come dire, siamo qui, anzi sarete qui, perché io purtroppo dovrò ripartire fra poco, anche a rispondere a questo. Quando comincia? Io voglio segnalare, oltre il saggio di Aldo Galli che ho appena segnalato, una posizione estremamente interessante del collega Alessandro Angelini dell'Università di Siena, persona estremamente moderata, ponderata, profonda e quindi sicuramente non un esagitato del pensiero, anzi persona estremamente riflessiva, che in uno dei suoi ultimi testi, che è un testo tutto di metodologia, risposta di nuovo questo paletto cronologico molto 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 avanti, cioè ben dentro la terza età vasariana, quindi può stupire, ma la questione è veramente veramente aperta. Ultima cosa della quale voglio dirvi sulla quale voglio dirvi qualche parola, le voci. E le voci sono quelle degli artisti, permettetemi di fare quest'ultima cosa molto sconveniente, ma non posso farla.
quasi concluso, non so come sono coi minuti. Va bene. Grazie. La questione, come è ben noto, cioè questa questione della periodizzazione, quando comincia il Rinascimento, non può non fare i conti con la potente scansione periodizzante che Giorgio Vasari diede alla storia delle arti nelle vite. Una scansione che fissa l'avvio della Rinascita all'inizio del 300. Probabilmente ha ragione John Hale. C'è qualcosa di misleading alla radice, nella stessa definizione Rinascimento, forse nel concetto stesso del Rinascimento, ed è qualcosa che porta continuamente fuori strada. È perciò utile anche oggi convocare alcuni dei testimoni già convocati da Panofsky e provare a verificare nuovamente sino a che punto gli artisti fossero consapevoli di alcuni dei temi cruciali del Rinascimento. La domanda è ancora questa. Gli artisti avevano coscienza di vivere, operare, di essere i protagonisti o almeno gli attori di una nuova età e addirittura di una rinascita, di un rinascimento, o forse si sentivano attori di un diverso processo. Leon Battista Alberti non parla di rinascimento, egli ha invece una piena e totale coscienza di vivere e operare in una fase del tutto nuova e addirittura rivoluzionaria della storia e di esserne uno dei protagonisti. La sua forte coscienza dell'età in corso è perentoriamente proclamata nel proemio della pittura 35-36. Di fronte alle opere di Donatello, Ghiberti, Luca della Robbia, Masaccio e soprattutto all'opera di Brunelleschi, La Cupola, Alberti riconosce non l'alba di una civiltà rinata, ma il giorno ormai fatto di una nuova età della civiltà umana. Alberti, costruendone una narrazione, un'epopea che diventerà eterna, si sente partecipe del gruppo di artisti capaci di trovare arti e scienze non udite e mai vedute. Prologo. E riguardo all'originalità delle opere create in quella fase, La Cupola di Brunelleschi viene descritta nelle sue peculiarità tecniche come opera il cui artificio era incredibile potersi in quei tempi, ma allo stesso tempo però quell'artificio forse presso gli antichi fu non saputo né conosciuto. Alberti afferma la realizzazione della cupola da parte di Filippo come evento epocale che ha a che fare non con la cronaca ma con la storia, addirittura con una storia considerata nei suoi cicli più ampi, che includa perciò non solo l'antichità ma anche un'età mitologica abitata da giganti e dei. La cupola viene così inserita all'interno delle dinamiche dei cicli della natura come se la sua costruzione appartenesse a quella categoria di eventi e perciò all'eternità del mondo. Con altrettanta chiarezza Alberti rivendica la novità della pittura, cito: ma di nuovo fabbrichiamo un'arte della pittura, della quale in quest'età, quali io vegga, nulla si trova scritto, nessuno ne ha ancora parlato. È anche del tutto inedita questa nuova arte della pittura. E se Alberti fa riferimento a cicli storici mitologici di carattere epocale, non diversamente Lorenzo Ghiberti nei commentari 48-52 anno della sua morte ci pone e si pone di fronte a una sequenza di secoli. 600 anni, ci dice, stanno tra l'antichità e l'inizio del 300, ma è una distesa di rovine, di templi bianchi, di statue disfatte, un vuoto appena popolato da grossi e rozzi, nel quale ci appare, come in un miraggio, un ragazzino del Mugello. Il suo nome è Giotto ed egli arrecò l'arte nuova. Sono solo tre parole, arrecò l'arte nuova. Il fenomeno che Alberti e Ghiberti descrivono come testimoni diretti, protagonisti, è dunque quello di arti e scienze non udite, mai vedute, non sapute né conosciute. Non sembra, a leggere queste righe, di trovarsi di fronte alla descrizione di un fenomeno di rinascimento, alla rinascita di qualcosa, ma invece a un fenomeno nuovo, non visto, non udito, non saputo, perché mai narrato, cioè inedito, arte nuova. Da Giotto alla generazione favolosa di Brunelleschi e Donato e Nencio Ghiberti. Ora, un'ultima parola sullo slittamento, su come si arriva, perché questo di Alberti e Ghiberti non è diventato il canone, perché non è questo il canone, perché invece per noi il canone è un altro, quello della rinascita, perché
non è questo il Rinascimento che abbiamo in mente, ma è un altro. Torniamo a Giotto, il quale, secondo Ghiberti, arrecò l'arte nuova. Poco più di 100 anni dopo Ghiberti, Giorgio Vasari scriverà che Giotto, condotto da Cimabue a Firenze, non solo aveva pareggiato la maniera del maestro, ma, cito, ma sono righe che tutti noi conosciamo a memoria, divenne così buono imitatore della natura che sbandì affatto quella goffa maniera greca e risuscitò la moderna e buona arte della pittura. Ecco lo slittamento concettuale. Non è più arrecò l'arte nuova, ma risuscitò la moderna e buona arte della pittura. Dunque, Vasari parla di resurrezione, uno spostamento, slittamento concettuale che fonderà e poi fisserà il canone, il primo canone del Rinascimento. Ora, le altre parole che fanno parte del titolo del mio intervento le troviamo nella dedica al Duca Cosimo, con la quale voglio chiudere, per accorciare, perché siamo assolutamente fuori tempo. Nella dedica al Duca Cosimo, Giorgio Vasari impegna tutta la batteria di parole utili. Le arti del disegno sono risuscitate. Le arti sono rinate, ovviamente, grazie alla casata Medici, così che abbia il mondo queste bellissime arti recuperate e che per esse nobilitato e rimbellito sia. Grazie. Grazie, grazie. Non so se si sente, ma si ferma. Non c'è il microfono. Grazie Patrizia per questa comunicazione estremamente ricca, combattendo poi con questa bronchite che ti ha interrotto. Sei riuscita a porre di fronte a noi questo ventaglio di interpretazioni storiografiche del Rinascimento, questo che passa molto bene nel tema della pluralistic construction di questa sezione. Penso di passare al prossimo contributo subito di Dario Donetti, perché poi ci sarà una discussione generale finale. Dario Donetti ha completato il suo dottorato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa con una tesi su Francesco da San Gallo, curata sotto la direzione di Howard Burns, e per molti anni è stato assistente scientifico presso il Kunsthistorisches Institut di Firenze, prima di essere nominato professore presso la Chicago University, dove ha tuttora un incarico e soprattutto quello che si potrebbe dire anche un befristete, come si dice, stelle, presso l'Università di Verona. Tra le numerosissime pubblicazioni ricordo solo la mostra sui disegni di architetture di Giuliano da San Gallo nel GDSU. È un'analisi molto approfondita, quasi uno scavo archeologico, del foglio bramantesco della stessa collezione, il celebre 20A, investigato in ogni suo dettaglio in un saggio sulla rivista Annali di Architettura, che è naturalmente la rivista del Centro Studi di Architettura Andrea Palladio. Forse è una cosa molto importante da ricordare, attualmente sta lavorando insieme ai colleghi della Pierpont Morgan Library a un'edizione critica del codice Mellon, che ha molto a che vedere con San Pietro. Il suo ruolo nella complessa struttura di questo convegno è quello di affrontare il Rinascimento dell'antichità nel campo dell'architettura, e il titolo del suo intervento recita Nascita, fortuna e revisione del paradigma classicista. Sì. Mi sentite? Sì. Ti ringrazio Alessandro per questa introduzione. E, è vero, come dicevi, come dice il titolo stesso, il mio intervento di oggi vuole contribuire all'obiettivo di questo convegno di descrivere il Rinascimento come paradigma mutevole dal punto di vista, per molti versi peculiari, della storiografia architettonica. Perciò ringrazio gli organizzatori del convegno, Edith Gabrielli, Tristan Weddingen e soprattutto Massimiliano Rossi per avermi invitato a farlo, includendomi in una conversazione che, insomma, ne sono convinto mi porterà a articolare meglio le mie riflessioni, che sono a loro volta in debito con il notevole sforzo di autoanalisi prodotto
dalla disciplina storico-architettonica, soprattutto nell'ultimo trentennio, ad opera anche di autori che sono presenti questo pomeriggio o che sentiremo nei giorni a venire. La peculiarità della disciplina storico-architettonica a cui alludevo è un effetto inevitabile della sua interazione con la teoria progettuale coeva e con la critica operativa. E questo è uno degli snodi della sequenza di testi che vi proporrò oggi. Ma soprattutto quel che cercherò di fare è portare alcuni esempi di definizione, di appropriazione, anche rifiuto o tentativo di superamento della categoria di Rinascimento in questo contesto disciplinare. E per farlo mi rivolgerò a un altro paradigma, che è quello classicista. La mia conclusione, che qui anticipo, è che proprio il carattere di sostanziale unità linguistica dell'architettura europea della prima età moderna, nell'arco del Novecento, ha fornito il più efficace disinnesco all'idea autoreferenziale già evocata del primato del Rinascimento. Con questo proseguo. D'accordo. Dunque, al rapporto tra classicismo e periodizzazione si rivolge il testo con cui ho voluto iniziare questa esplorazione. Non tanto per la sua ricezione da parte degli studi storico-architettonici, di cui in realtà non ho riscontrato tracce evidenti sinora, quanto per la chiarezza con cui vengono posti i termini del problema. Si tratta del saggio da cui prende il titolo la raccolta pubblicata nel 1966 da Ernst Gombrich, Norma e forma, qui nell'edizione inglese che io invece leggo in traduzione, particolarmente il passo che apre il paragrafo sulla origine della terminologia degli stili. Qua. Per lo studioso di problemi stilistici, l'utilizzo di queste dicotomie, che sono le dicotomie classificatorie della Kunstwissenschaft tedesca, il vero obiettivo polemico dello scritto di Gombrich, è pertinente se gli serve a intuire che la varietà di etichette stilistiche con le quali di solito lo storico dell'arte sembra lavorare è in certo modo ingannevole. La successione di stili e di periodi ben nota a qualunque principiante, classico, romanico, gotico, rinascimento, manierismo, barocco, rococò, neoclassico e romantico, rappresenta semplicemente una serie di maschere dietro le quali si nascondono due categorie, il classico e il non classico. Il classico di Gombrich, per come viene successivamente articolato nella prosecuzione del saggio, e così anche in un altro contributo che affronta ancora più lucidamente la questione della lingua architettonica come The Sense of Order, dichiaratamente ispirato alla tradizione del paradigma linguistico che attraversa la storia del classicismo, dicevo, il classico di Gombrich è in debito con la tradizione vitruviana e riconosce una coincidenza tra valori tettonici e lingua degli ordini all'antica. In altre parole, accetta l'equivalenza tra imitazione della natura e rappresentazione dei principi costruttivi che, nella teoria classicista, determinano la canonizzazione e l'uso del repertorio di ornato di discendenza greca e poi, ovviamente, romana. Insomma, il linguaggio classico dell'architettura, per usare la fortunata formula di John Summerson. Dunque, in Gombrich troviamo l'affermazione non scontata della centralità dei caratteri linguistici per la definizione dello stile di un'epoca e di conseguenza soprattutto il problema della periodizzazione che è già stato tante volte evocato. Contrapporre il classicismo alle altre etichette storiografiche elencate da Gombrich, in primis quella di Rinascimento, pone la questione appunto dei suoi limiti cronologici. Si tratta di un interrogativo ancora sentito nel dibattito storiografico, come è stato detto, a maggior ragione quello più recente, che puntualmente nel misurare il prima e il dopo, nello stabilire gli estremi dell'epoca, si misura con questo tratto distintivo dell'architettura europea nella prima età moderna, la formulazione del classicismo architettonico. Ve ne offro tre esempi, tutti provenienti dall'ultimo decennio, tutti appartenenti al genere del survey, e tutti di lingua inglese. Ecco.
Il primo del 2013 è il manuale Renaissance Architecture di Christy Anderson, apertamente inteso come una controstoria dell'architettura del Rinascimento, della cui lettura tradizionale contesta le tendenze intellettualistiche prodotte dallo schiacciamento sul fenomeno del classicismo e il suo essere principalmente circoscritta al contesto italiano. Tuttavia, nel farlo non può esimersi da riconoscere l'interpretazione più corrente del termine nella tradizione anglofone, e cito dall'introduzione: "The term Renaissance has become a shorthand for the history of architectural classicism in the post-antique period. It has also become synonymous with architecture in central Italy." Di segno opposto, il resoconto di David Hemsall del 2019 si centra invece interamente sull'idea di rinascita dell'antico tra 4 e 500 in Italia centrale. Questo a partire dal titolo, che replica una delle cifre interpretative più invalse, la cifra dell'imitazione dell'autorità classica, in ultima analisi del suo superamento attraverso il concetto di emulazione, emulating antiquity appunto. Ma l'esercizio più accorto, o quantomeno più articolato nel problematizzare cronologia e anche il ruolo del classicismo, è indubbiamente l'introduzione al Companion, curato da Lina Payne nel 2017, per la serie di Wiley Blackwell sulla storia dell'architettura, Renaissance and Baroque Architecture. Da un lato perché riconosce apertamente l'alternativa tra il ricorrere all'etichetta di Early Modern o piuttosto a categorie stilistiche più connotate, optando, come fa nel titolo, per la coppia, diciamo così, wolfliniana di Rinascimento e Barocco, il che, soprattutto, spinge significativamente più avanti il limite cronologico superiore di un periodo sentito come unitario. E poi perché non rinnega il ruolo determinante svolto dalla formulazione e dagli sviluppi del classicismo entro tale arco, ma ne disinnesca la minaccia di normatività, riconoscendo nella lingua degli ordini un sistema, e cito, elastico ed adattabile, ovvero strutturalmente aperto alla manipolazione, alla contaminazione, alla reinterpretazione, che non necessita di teleologie progressive o rapporti di centro e periferia. Penso che sia utile a questo punto, almeno in maniera impressionistica, sintetizzare quali sono le origini, cioè i momenti fondativi della narrazione dell'architettura occidentale che i testi finora citati sottintendono. E qui mi porrò in posizione dialogica rispetto all'intervento che mi ha preceduto. La rinascita dell'architettura nella prima età moderna è descritta in termini di recupero della lingua antica già dalla trattatistica quattrocentesca, come è noto, in particolare da Leon Battista Alberti e Filarete. Proprio con Alberti, cioè con il De Pictura, di cui abbiamo appena sentito leggere alcune righe dense di significato, entro pochi decenni dal principio del Quattrocento si fissa già nell'azione di Brunelleschi e persino nei tratti della sua personalità eroica, così ben illustrata dal ritratto di Buggiano, il motore di questo radicale cambiamento. Da lì in avanti, ma io non riesco ad andare avanti, eccomi. Dicevo, da lì in avanti la tendenza dell'architettura a brunelleschiana a sistematizzare le forme dell'ornato, riducendole a un ristretto repertorio di derivazione romana, anche attraverso la mediazione del post-antico, come è stato scritto, è il riconosciuto crinale che avvia la nuova stagione dell'architettura. Basti citare le righe di apertura del Die Architektur der Renaissance in Toscana di Stegmann e Geymüller del 1885, in cui Brunelleschi è descritto come l'unico architetto di cui si possa dire che abbia inventato uno stile architettonico. È questo che ha reso Filippo il padre dell'architettura rinascimentale e dell'architettura moderna in generale. Fine della citazione. Ovviamente questo è solo un esempio tra moltissimi, sebbene rilevante per il ruolo che la pubblicazione di Stegmann e Geymüller ebbe nel fissare l'immaginario dell'architettura del Rinascimento nell'Europa a cavallo del 1900. Della loro impresa di documentazione è noto il debito nei confronti di Jacob Burckhardt. Lo schema è indubbiamente burckhardtiano e ripete il resoconto storico-architettonico della Geschichte der Renaissance in Italien,
di una ventina di anni precedente, che dopo la premessa del proto-rinascimento del Medioevo toscano inevitabilmente avvia la sua narrazione con Brunelleschi. Tuttavia la dimensione antiquaria di questo nuovo stile non è per Burckhardt la vera spinta in avanti. Non si disconosce il recupero linguistico, ma lo si interpreta esclusivamente in termini di derivazione, come ha messo bene in luce Maurizio Ghelardi. Burckhardt riassume, e cito, che il Rinascimento non creò né un proprio stile organico né un proprio stile sacro. Si tratta di una ricezione per certi versi stupefacente della narrazione già fissata tra 4 e 500, proprio per quanto ridimensiona la portata di novità del recupero linguistico dell'antico. Tanto più se la si confronta con il testo che più di ogni altro ha influenzato ogni revocazione del ruolo svolto da Brunelleschi, va da sé, sono le Vite Vasariane. E noterete che in questo resoconto sto girando manetti, ma se ne è già occupato con grande eloquenza Stéphane Toussaint. Dunque, nelle Vite, e particolarmente in questa pagina che ho trascritto, non potendola leggere interamente, si trova la sequenza che, secondo un tipico movimento ascendente di progressivo perfezionamento, vede in Donato Bramante e nella committenza di Giulio II, e qui arriviamo a Roma, il successivo scatto in avanti del classicismo architettonico. Laonde, quello obbligo eterno che hanno gli ingegni che studiano sopra i sudori antichi, mi pare che ancora lo debbano avere alle fatiche di Bramante, per citare una sola riga da una pagina che fu fissa appunto un canone fortunatissimo. Inequivocabilmente, nelle pagine di Vasari, le fatiche di Bramante ottengono come risultato più importante la restaurazione di un repertorio formale espressamente antico. Difatti, un trattato costruito come la chiocciola del Belvedere, e se non ricordo male questa definizione così ficcante di Christoph Tönnies, ha i tratti di un classicismo che al recupero della lingua degli ordini sottintende la progettuale storicizzazione delle forme. È la stessa consapevolezza teorica rivolta evidentemente a Vitruvio, che si può ricostruire per l'ambiente di Raffaello, non solo per come è restituita dalla lettera a Leone X, recentissimamente lo hanno sottolineato di nuovo Salvatore Settis e Giulia Mannati, ma anche per le diverse formulazioni di una teoria evolutiva dell'architettura, che passa proprio attraverso gli ordini architettonici. Nella rievocazione della loro origine lignea, insieme del mito fondativo della capanna primitiva, nella adorazione dei pastori di Penny, e qui sullo schermo, poi tradotta in incisione da Raimondi, e anche, ben più in vista, sebbene in maniera, scusate, più letterale, sì, nell'architettura dell'incendio di Borgo, che in ogni caso volevo mostrarvi solo per pochi secondi. Sin qui ho voluto chiarire i termini del problema che sto esaminando e soprattutto le sue premesse, quelle che si trovano nella teoria scritta o visiva coeva al periodo, quelle delle prime formulazioni della categoria di Rinascimento nel secondo Ottocento da parte dei fondatori della disciplina, come la pratichiamo oggi, e ancora nel dibattito disciplinare per la storia dell'architettura almeno degli ultimi anni. Nella parte restante dell'intervento vorrei invece prendere in esame alcuni esempi di appropriazione o viceversa rifiuto del paradigma classicista per la definizione del Rinascimento e la periodizzazione dell'architettura di prima età moderna. Volendo evitare sovrapposizioni con le indagini storiografiche che negli ultimi decenni hanno decisamente accelerato la riflessione che la disciplina ha fatto su di sé, specie per quel che riguarda la letteratura di lingua tedesca, la scuola di Vienna prima di tutto e inglese, con i cosiddetti émigré, mi rivolgo a una produzione meno scandagliata dagli studi storiografici, quella dell'Italia del Novecento. Dunque, fatta eccezione per pochissime pagine, ricordo per esempio un conciso ma assai utile profilo di Ghisetti Giavarini o alcune pagine di Arnaldo Bruschi, non è ancora stato valutato sistematicamente, credo, l'impianto critico degli studi sul Rinascimento di Gustavo Giovannoni. E Giovannoni, mi pare valga la pena ricordarlo anche se siamo a Roma, è una figura che determina non solo il dibattito novecentesco italiano sul restauro architettonico o le possibilità dell'urbanistica in rapporto alla città storica,
È anche colui che formula l'utopia dell'architetto integrale su cui si modellano le scuole di architettura nazionali, cioè il luogo di produzione in Italia degli studi storico-architettonici, quantomeno il luogo principale. Quindi è un autore la cui opera non è priva di effetti di lunga durata. Questa reciprocità tra storia e professione si rispecchia anche nella lunga, assai consapevole premessa di metodo con cui si apre il volume che raccoglie i suoi studi sul Rinascimento, soprattutto sul Cinquecento, del 1937, di cui stiamo vedendo la copertina. Innanzitutto, nell'operazione ideologica con cui il canone della rinascita dell'antico e la sua maturazione a Roma, un canone di impronta vasariana, sillogisticamente fa dell'architettura del Rinascimento uno, e cito, stile nazionale di valori assoluti fuori dal tempo, e ancora in un'architettura che è tornata romana nelle masse o nelle proporzioni, e ancora, per usare un'altra citazione, si risolve nei rapporti armonici tra le masse, nel senso di proporzione del tutto l'edificio, si riconosce la stessa aspirazione a un purismo formale di natura metastorica che caratterizza nello stesso decennio il compromesso per il moderno del razionalismo italiano, sotto l'egida di Piacentini, nonostante il progressivo allontanamento di Giovannoni da questa figura, dal grande arbitro delle vicende architettoniche nazionali. E per mostrarvene un risultato ho inserito una ripresa fotografica della piazza della Romanità all'Euro. Tuttavia, la lingua di Giovannoni, nel descrivere i tratti distintivi del suo Rinascimento, è anche quella di Wolflin, come è stato notato, in particolare dei Grundbegriffe. E l'intento è quello di isolare caratteri strutturali, categoriali delle forme architettoniche, piuttosto che linguistici o di rappresentazione, una dimensione del Rinascimento che invece viene programmaticamente ignorata. Questa lingua wolfliniana, nonostante Giovannoni prenda esplicitamente le distanze dalla teoria, per esempio, della Einfühlung, citandola con atteggiamento polemico, così come fa d'altronde con il Dagobert Frey di Gothic und Renaissance e soprattutto con un altro autore di cui è debitore insieme a oppositore, cioè il suo stesso maestro Adolfo Venturi, resta una caratteristica innegabile di questo testo. In generale fanno impressione la consapevolezza teorica di Giovannoni e il suo desiderio di confrontarsi vis-à-vis con il dibattito teorico che lo ha immediatamente preceduto, ma soprattutto colpisce la completa rimozione, che passa anche attraverso la polemica con Venturi e quello che Giovannoni definisce come il suo rinascimento decorativo, dell'elemento linguistico proprio del classicismo. Giovannoni quasi sorvola su questo carattere, che pure è costitutivo dell'architettura rinascimentale. Sminuisce, scrivendo che nel passato, e cito, si è parlato di rinascita dell'antichità. Lo declassa a mera applicazione, e cito ancora, di forme decorative e mimetismo dell'ornato, evitando accuratamente il termine classico, con le sue implicazioni anche in anni di avanguardismo architettonico accademiche. Sembra che l'appropriazione operativa attualizzante del Rinascimento debba di necessità rimuovere l'elemento linguistico e di mimesi degli ordini, per permettere il dialogo con l'architettura coeva del modernismo, un movimento del tutto analogo a quello mostrato, pur in direzione opposta dal punto di vista ideologico, nell'immediato dopoguerra, dal Witkower degli Architectural Principles in the Age of Humanism, come ha dimostrato molto bene Alina Payne. L'indifferenza rispetto al paradigma classicista, dunque, è proprio ciò che contraddistingue le letture del Rinascimento architettonico a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, visibilmente perché è questo elemento più di tutti a disinnescare, come dicevo, il presunto valore di universalismo della sua architettura, a collocarla senza ambiguità entro una precisa stagione della storia europea. Perciò esso ritorna centrale, sempre in Italia, alcuni decenni più tardi, cioè un movimento oscillatorio. Questo avviene nel corso degli anni 60, in una stagione invece di materialismo storico, di impianto sostanzialmente marxista, e ammetto di procedere per generalizzazioni, visto il poco tempo rimasto a disposizione,
quando cioè si cercano relazioni dirette tra macrofenomeni di natura sociale ed economica e la storia del pensiero, così come delle manifestazioni artistiche. Un caso significativo è il popolarissimo manuale di Leonardo Benevolo, La storia dell'architettura del Rinascimento moderna, e sono queste le due parti che lo compongono, di cui il volume su 8 e 900 esce per la terza nel 1960, mentre si completa della sua prima parte, di cui vediamo la copertina, nel 68. È innanzitutto idiosincratico l'uso del termine Rinascimento in quest'ultimo volume, dal momento che, come assorbendo l'equivalenza con la nozione di classicismo, esso descrive un fenomeno nella storia dell'architettura occidentale compreso entro i primi decenni del 400 e addirittura la metà del 700. Fenomeno, scrive Benevolo, che inizia grazie all'intraprendenza, ancora una volta, di un piccolo gruppo di artisti rivoluzionari nati nell'ultimo quarto del XIV secolo, resi solidale dall'influenza del più anziano di loro, Filippo Brunelleschi. Mentre a proposito di classicismo, Benevolo scrive che, e cito, per architettura del Rinascimento si deve intendere non un momento ma un movimento, quel ciclo di esperienze che vanno dal 4 al 700 e che impiegano un repertorio di forme che furono normalizzate desumendole dall'esempio dell'antichità classica. In questo periodo della storia, lungo più di 4 secoli, la cultura architettonica italiana, europea, addirittura mondiale, adotta un insieme di forme ricavate in maniera consapevole dal passato, che vengono considerati come costanti. Fine della lunga citazione. Si tratta di una notevole, forse spericolata, estensione dei limiti temporali della categoria burckhardtiana, che Benevolo fa concludere simbolicamente con un episodio parlante della crisi dei valori linguistici, coincidente con l'illuminismo, con la pubblicazione nel 1764 del Discorso sulle scienze e le arti di Rousseau, riconosciuto come il primo giudizio radicalmente negativo sul carattere di rappresentazione del classicismo come sistema della sua funzione, come sistema di forme portatrici di significati che si deve ritenere esaurita. Nell'altro testo con cui volevo concludere la mia esplorazione, un testo di fatto coevo, visto che è dato alle stampe nella forma di compatta monografia, nel 1969, si assiste a una radicale presa di distanza dal termine Rinascimento. E questo testo è L'architettura dell'umanesimo di Manfredo Taffuri. Quel testo, appunto, recupera con poche variazioni un'estesissima voce enciclopedica redatta dallo studioso romano per il dizionario di architettura urbanistica curato da portoghesi e uscito l'anno precedente, quello che vi sto mostrando ora, nel 1968. Paradossalmente, si tratta proprio della voce Rinascimento, comprensiva di una lunga sezione tematica dal titolo parlante I problemi del Rinascimento, che si chiude con un paragrafo metodologico, questo invece intitolato Antirinascimento, Anticlassicismo e Manierismo. Taffuri rivolge in queste pagine anzitutto una critica a altre figure che non ho ancora evocato della tradizione tedesca, come Friedlander o Panofsky, che avrebbero viziato i loro studi sul XVI secolo attraverso rapporti nemmeno troppo sottintesi con le avanguardie del Novecento. Mentre ad Hauser, Taffuri imputa la fortunata idea di manierismo come età dell'alienazione, impiegata proprio da quello che forse è il vero obiettivo della polemica, la cosiddetta critica operativa, ovvero la controproducente alleanza tra visual design e storia dell'architettura, per citare sempre Taffuri, di Bruno Zevi, nei suoi saggi su San Micheli, Michelangelo e Palladio, e di lì a qualche anno nel progetto di revisione di Brunelleschi che produrrà la mostra critica e il catalogo di commenti fotografici che vedete proiettato ora, il Brunelleschi anticlassico del 1977. Piuttosto i modelli di Taffuri sono le posizioni di distanza storica espresse da Wolfgang Lotz, da John Sherman, o il modello di continuità tra 4 e 500 estendibile fino all'illuminismo proposto da Eugenio Guérin.
Il suo ultimo strale, infine, è per Eugenio Battisti, quando scrive che al manierismo può anche essere negato l'attributo di antirinascimento, che casomai ne è una delle componenti. L'apparente irrazionalismo e le versioni cinquecentesche sono così assimilati a verifiche spietate dei principi primi dell'universo classicista. Fine della citazione. Appunto, nella monografia per la terza, il rifiuto della categoria burckhardtiana è denunciato immediatamente. L'introduzione annuncia in maniera lapidaria, sin dalla prima riga, che, cito, il concetto di rinascimento è certo fra i più equivoci e usurati della storia della cultura moderna. Fine della citazione. Richeggiando le teorie di Hans Sedlmayr e della sua perdita del centro, Tafuri sembra rifiutare questo termine in ragione della sua associazione con la cultura romantica e il conseguente rischio di anestetizzare la portata delle novità emerse nella stagione umanistica, circoscrivendole a un limitato arco temporale, quello del 4 del primo 500, e riducendole a un'operazione nostalgica di recupero dell'antico. Alla prospettiva definita riduzionista, frutto della prima grande crisi della civiltà borghese di Burckhardt, Tafuri contrappone un modello di continuità, una visione del 4-500 come secoli di fondazione di un più lungo passaggio storico, proprio come per Benevolo, corrispondente alla giovinezza del capitalismo, dominato dall'aristocrazia del denaro e concluso dalla Rivoluzione francese. È un'interpretazione strutturale che si rivolge, senza farne mistero, ad altre tradizioni disciplinari, alla storia economica di Delio Cantimori o ancora una volta a quella filosofica di Eugenio Garen, e la conseguenza inevitabile è la proposta di una diversa etichetta storiografica, appunto quella di umanesimo. L'opposizione al formalismo di Witkower è implicita, ma evidente, e sarà poi chiarito alcuni anni più tardi. E forse per questo il titolo si rifà a un testo da cui dichiaratamente gli architectural principles si volevano a loro volta distanziare. Un testo che privilegia l'analisi formale degli ordini e che è fondato sullo psicologismo wolfliniano dell'empatia. The Architecture of Humanism, A Study in the History of Taste di Geoffrey Scott del 1914. Senza alcuna ambiguità, Scott, che era inglese, faceva coincidere la stagione umanistica dell'architettura con i quattro secoli che separano il gotico dal neogotico, tra 4 e 800, sottolineando anch'egli perentoriamente la loro unità linguistica. The language in which they disputed was one language. The dialects they employed were all akin. Tuttavia, l'architettura dell'umanesimo promuove un approccio all'architettura storica in termini eminentemente politici e linguistici, concludendo che, e questa è appunto l'ultima citazione, l'uso del termine rinascimento per la denominazione dell'intero ciclo rimane ambiguo. L'autentico parametro unificatore delle vicende dell'architettura dal 400 ai primi decenni dell'800 è il classicismo, con tutta la sua carica ideologica di razionalità e di laicismo. Difficile, ma non mi dilungherò ulteriormente, non leggere in questa affermazione anche l'influsso di un testo di alcuni decenni precedenti, cioè La Histoire de l'architecture classique en France del 43 di Louis Hautecor, che è favorita dall'oggetto di studio, cioè la prima età moderna in Francia, come ha scritto Antonio Bruculeri, propone la nozione di un classicismo privo di frontiere temporali, che supera il repertorio formale stabilito tra XVI e XVIII secolo, e aggiungo io, si affaccia appunto al Novecento. Mi fermo qui, perché il mio tempo a disposizione è sicuramente finito, e mi fermo, diciamo, alle soglie di quella sostanziale riappropriazione della categoria di Rinascimento che si osserva non solo in Tafuri, ma direi in tutta la influente scuola veneziana, come abitualmente viene chiamata, tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso. Una riappropriazione fondata però su una lettura del classicismo come paradigma di crisi, una formula usata molto spesso, animata da un profondo senso di dubbio nei confronti della categoria, che è intesa soprattutto come aperta, come interrogativa. Ricerca del Rinascimento è appunto il titolo dell'ultima raccolta dei saggi di Tafuri, che ne precede di poco la scomparsa. È il frutto di un dialogo intrapreso con allievi, interlocutori della generazione successiva,
o ancora appartenenti a scuole disciplinari di altra origine, americana o tedesca. Io spero con la parabola che ho tracciato, che è sicuramente parziale, diciamo pure sommaria, ma che copre un lungo periodo, di aver almeno messo a fuoco alcune questioni che riguardano la periodizzazione del rinascimento dell'architettura, dall'Ottocento ai nostri giorni, e poi il suo rapporto con il classicismo, in particolare le oscillazioni nell'impiego di quest'ultimo parametro per misurarne spinte innovative, intenzioni ideologiche. Perciò, sotto l'auspicio appunto dell'occhio inquisitorio di Alberti, sono impaziente di vedere se, e in tal caso come, esse verranno raccolte e articolate dalla discussione, che penso sta per seguire, e senz'altro dalla conversazione con voi tutti nei prossimi giorni. Grazie. Grazie ad ambedue per questo quadro storiografico importante. Non so bene come gli organizzatori pensino di andare avanti per la discussione di tutto il pomeriggio. Io ricordo i tanti temi, approcci diversi, problemi di terminologia, periodizzazione, storiografia. È proprio la pluralità di queste proposte che poi naturalmente si compongono anche con quelli che sono stati le prospettive di questo pomeriggio, molto, molto importante per qualità. Quindi penso che gli organizzatori adesso possano prendere la parola. Vale lo stesso per me. Poi io devo rimettere queste cose perché mi sono beccato un'oftalmia sul manoscritto di Ficino, sto per pubblicare la prima edizione italiana moderna del Diavolo con la Bibbia. Congratulazioni, un'oftalmia nobilissima. Però è un'oftalmia lo stesso. Vai, facciamo un po' di spazio. Lina, tu forse. Chi è che inizia? Io non so bene. Succede, non so. I miei erano talmente vasti. Siamo qui. No, cioè veramente. No, prendi per lei, Lina. Ci sono domande, se no non lo so. Oppure. Cominciamo chiedendo se ci sono domande oppure se qualcuno dei relatori magari vuole intervenire su quello che abbiamo sentito. Forse posso rompere il ghiaccio perché ghiaccio c'è. Scusate, mia moglie mi dice di levare il... Però mi sono preso un'oftalmia sul manoscritto del De Amore di Ficino di cui sto procurando la prima edizione italiana per la Bompiani ed è venuto fuori un manoscritto di 500 pagine. Quindi vi chiedo, Venia, se faccio un po' l'agente segreto, insomma... Ho seguito con molta attenzione e con molto piacere ovviamente le discussioni e le conferenze e quello che mi ha colpito particolarmente è l'uso di categorie che sembrano scontate, ad esempio la decostruzione. Io la ricostruzione l'ho vista da vicino perché il normale Derrida passava ogni mattina con la pipa e quando gli ho detto che volevo studiare l'umanesimo e il rinascimento e che chiedevo la sua benedizione, non mi ha risposto, ha cambiato lato e ha tirato diritto. Quindi la decostruzione l'ho vista, ho conosciuto l'originale.
Parlare di decostruzione così genericamente vuol dire dimenticare due cose, che è un termine che ci arriva di rimando dagli Stati Uniti e che quindi non è stato sottoposto a critica europea come dovrebbe essere. Seconda cosa, che allora Panofsky non adopera mai il termine di decostruzione. Panofsky parla di abbattere le paratie, un termine che è piaciuto moltissimo a mio maestro Chastel, che ha deciso di tradurlo dopo aver chiesto l'autorizzazione a Panofsky per lettera se si poteva tradurre in francese con décompartementisation, cioè abbattere i muri. Abbattere i muri non è decostruire, è un tutt'altro lavoro. I giovani colleghi che fanno il rimprovero agli umanisti di non aver saputo decostruire, non si rendono conto che gli umanisti avevano davanti a sé delle rovine e che è molto difficile decostruire delle rovine. Va bene, queste erano battute. In realtà abbiamo visto che c'è un'alternativa tra sopravvivenza e rinascita, ma si è dimenticato una cosa in questa opposizione ed è un rimprovero che si potrebbe fare agli studi warburgiani di oggi. Si parla sempre di sopravvivenza, non si parla mai di rivivescenza. Se si torna ai testi, e parlo sotto controllo di un giovane collega che i testi li conosce bene, Brunelleschi, come Giotto, sono convinti di essere dei nuovi Vitruvio e dei nuovi Apelli. Cioè c'è questa forma che ho chiamato ragionamento bastardo, ragionamento misto, per noi assolutamente impensabile perché siamo rimasti cartesiani in fin dei conti, che erano convinti di reincarnare alcuni modelli che non erano modelli teorici, non erano modelli astratti, erano modelli umani. E se si lascia da parte la consapevolezza, per noi confesso che è una cosa molto difficile, quando leggo che Ficino, ad esempio, è convinto di reincarnare lo spirito di Platone, viene un certo sgomento, perché uno si dice, ma ci crede o, come dicono a Roma, ce sei o ce fai? Scusatemi l'espressione volgare, ma ci credono davvero? Sì, ci credono davvero, perché abbiamo i manoscritti che testimoniano che erano convinti di far rivivere dei modelli umani di scienza e di idealità. Quindi non dimentichiamo la rivivescenza e mi fermo qui. Dario, vuoi rispondere? Sì, no, più che rispondere volevo forse fare una domanda. A Stefan Tussen, proprio riguardo quest'ultimo punto che sollevava, come dire, dell'autocoscienza che questi protagonisti, che questi rivoluzionari, come dicevo, Benevolo, hanno di sé come appunto, come diceva, rivivescenza dell'antichità. Io penso che in fondo lo possiamo capire anche dalla potenza visiva di quello che effettivamente Brunelleschi ha costruito, questo fosse vero. Però diciamo la fonte a cui ci rivolgiamo, come diceva bene lei, è una fonte che appartiene a un'altra stagione, quella degli anni Ottanta, del 400, appunto della Firenze laurenziana, diciamo così, intrisa, imbevuta di cultura albertiana. E mi chiedevo da una parte appunto quanto i riferimenti culturali di Antonio di Tuccio Manetti anche, come dire, il suo profilo intellettuale, Manetti era anche un matematico, contino nella, diciamo, influiscono nella narrazione che la vita dà della figura di Brunelleschi, perché una cosa che a me ha sempre
insomma, tutto sommato colpito dal lettore di prima mano di quella vita, è che proprio quell'elemento linguistico, l'elemento della riscoperta della lingua degli ordini, in fondo nella vita manettiana resti in secondo piano e Brunelleschi venga presentato soprattutto come un intellettuale che è capace di governare le sfide del processo tecnico, per esempio della materia, anche come diceva, della sua riconciliazione con la forma. Ecco, quindi volevo sollevare la questione appunto di come la cultura di Manetti possa anche costituire un filtro per la comprensione di Brunelleschi. Sì, la stratificazione filologica della vita di Brunelleschi è un dato fondamentale. La prima notizia è quando Manetti ricopia dai volumi dell'Opera del Duomo il resoconto, quello che si poteva considerare come il resoconto del cantiere della cupola, che come sapete ancora oggi è un gran mistero, perché insomma gli architetti non sono d'accordo neanche sul metodo costruttivo. È chiaro che la vita di Brunelleschi, come viene redatta, quindi dalla notizia alla vita stessa, quella che è stata pubblicata nel 2021 da Natalie, è l'effetto di un incontro tra una cultura che potremmo qualificare ancora di medievale, una cultura che è quella cultura di Brunelleschi, di cui Brunelleschi è consapevole, e una cultura che già dice cultura laurenziana, ovviamente una cultura intellettuale che ha già fatto tesoro di un certo Platone. E le due dimensioni si sovrappongono sottilmente nella vita. Come fare il discrimine tra l'uno e l'altro? Ma dico, è importante fare il discrimine? È importante sapere o identificare il momento in cui nasce il Rinascimento o meno? Io ho rinunciato a rispondere alla domanda, perché la trovo abbastanza inutile da filosofo, perché mi rendo conto che c'è una consapevolezza in atto in Brunelleschi, ed è innegabile, perché basta leggere il suo sonetto in risposta a Giovanni Garali da Prato, ed è autografo di Brunelleschi. Brunelleschi dice, rispondendo al suo «lascio passare l'ambulanza», rispondendo al suo rivale nel progetto della cupola, che lo accusa di essere sostanzialmente un ciarlatano, di promettere delle cose che non si possono realizzare sulla terra, Brunelleschi risponde: guarda, capisco che tu mi dica queste cose, perché tu non sei ispirato dall'alto, non sei uno che come me è ispirato direttamente da Dio. Ecco. È convinto di questo, di avere questo occhio interiore. Questo è un elemento che non credo aggiunto da Manetti, si trova già nel sonetto. È convinto di questa, come dire, preminenza intellettuale in mezzo al mondo delle botteghe, degli artigiani, dei carpentieri che non sono andati a Roma, che non hanno letto Dante, perché ti ricordo che Brunelleschi è considerato come grande teologo, nuovo San Paolo, lettore di Dante, grande interprete di Dante. Purtroppo di tutta questa produzione brunelleschiana è rimasta ben poco. Io sono riuscito a recuperare un lembo, forse un'allusione alla cultura geologica e architettonica geologica di Brunelleschi in un codice di un notaio poco noto che si chiama Ser Pier Bonacorsi, che cita Brunelleschi a proposito dell'influenza del fuoco interno della terra sulle stagioni, nel trattato di sostanze che è conservato in Nazionale. È molto interessante vedere che un notaio del 1440-50, amico di Ficino, amico di Manetti, che si interessa di Dante, mi cita Brunelleschi, e non il Brunelleschi architetto, no, il Brunelleschi fisico che lavora e studia le teorie del fuoco interno alla terra, quindi un Brunelleschi cosmologico. Per dirti che gli intrecci tra le due culture sono tali che è inutile tentare di recidere e di
creare delle spartizioni, perché è un esercizio accademico, ma che non corrisponde alla vita dei testi. Io volevo fare una domanda a Giuseppe Capriotti, perché è fantastico, io non so, non si sente nulla, però un fantastico contributo, e volevo sapere, diciamo, assolutamente convincente, no, l'analisi dei gesti, se ha altri esempi o se è soltanto questa opera di Crivelli, insomma. Come funziona? Ecco, benissimo. Allora, io non ho trovato altri esempi. Devo dire, qualcosa mi è arrivato proprio oggi e dopo ne parliamo. E, quando, devo dire, la scoperta è stata, diciamo, Crivelli, essendo un pittore che ha lavorato molto nelle Marche, capite che è spesso nel mio occhio, e non me ne ero mai accorto fino a che, rivelo una cosa che non ho potuto dire in maniera, però la dico, fino a che una studentessa viene da me e mi dice: professore, c'è questa Madonna di Crivelli, sia la Madonna che il bambino fanno questo gesto. E io l'ho liquidata un po' rapidamente dicendo: va bene, Francesca è vulcaniana, fa il saluto vulcaniano. Dopo un po' di giorni ritorna e mi dice: guardi professore, che Leonard Nimoy, Spock, dottor Spock, è ebreo e lui ha detto, ha rivelato di aver inventato il saluto vulcaniano perché da piccolo andava in sinagoga e vedeva i sacerdoti fare questa benedizione. Allora a quel punto, di Huberman, no? Guardo i marmi screziati, penso a Pollock, ho detto: qui forse un po' di anacronismo funziona. E a quel punto ho cominciato ad interrogarmi su questa cosa, sempre un po' con la paura di dire stupidaggini. E all'inizio, devo dire, ero in Italia e ho cominciato a chiedere a tutti i colleghi che si occupavano di ebraismo o ebrei, che e qualche cosa mi è arrivata, diciamo qualche fonte, che però io non riuscivo a controllare, perché principalmente bisogna sapere l'ebraico, e quindi sono rimasto un po' sul vago, fino a che io vengo da 3 mesi, sono stato a Tel Aviv come visiting professor, e lì avevo una biblioteca fantastica con tutte queste cose. Ovviamente sono partito da dizionari che mi hanno rimandato, poi c'è una bellissima edizione dello Zohar, che è un testo rabbinico con un commento fatto molto bene con tutte le fonti. A quel punto ho individuato tutte le fonti con il luogo preciso e mi sono fatto aiutare, e le fonti le ho trovate, fonti che sono anche coeve a Crivelli. Cioè è un gesto che si struttura in quel periodo lì, con una serie di dibattito, insomma ci sono diversi gesti che fanno, e poi alla fine si codifica questo qui che arriva fino ad oggi. Quindi penso, in Italia sicuramente era un gesto noto, che conoscevano, ho trovato proprio fonti, insomma, coeve, Joseph Caro per esempio, che è spagnolo, ma parla proprio di questo gesto precisamente, e anche la fonte romana del XIII secolo è una fonte famosissima, insomma, che circolava tantissimo ed era proprio la base per l'ebraismo. Ora, sarebbe interessante riuscire a capire un po' il contesto in cui sta. Sappiamo chi è la committente, è una donna, tra l'altro, Oredea Becchetti, che è una vedova che riceve dei soldi. Però bisognerebbe capire un po' la presenza di Mosè d'Arieti, mi sembra importante, archiatra anche del Papa, insomma così. Bisognerebbe capire quanto poi, che tipo di dialogo c'era tra i francescani e la comunità ebraica. Sappiamo che c'era questo dialogo, perché c'era a Ferrara, c'era a Venezia, ebraisti cristiani che erano interessati appunto ad una, questi sono gli studi di Busi, ad una rinascita, diciamo un rinnovamento del cristianesimo a partire da una rilettura delle fonti ebraiche in funzione cristiana. Quindi mi sembra un caso unico, però mi sembra che sia un caso interessante di filo ebraismo, no? Di citazione della ritualità ebraica, ovviamente in funzione cristiana, però non è l'ebreo che profana l'ostia o l'ebreo col naso ad unco o insomma l'ebreo punito, è un, insomma, una apertura che mi sembra interessante, ed è interessante anche che diciamo, questo gesto si codifica proprio nella tradizione rabbinica medievale.
questo insomma sono abbastanza sicuro, poi andrò un po' avanti ma sono abbastanza sicuro. Su qualcosa che tu hai detto, dunque tu parli appunto di tradizione rabbinica, però si potrà andare avanti perché sicuramente diciamo questa tipologia che tu hai spiegato molto bene anche da un punto di vista dell'esse, no? Dell'onnipotente, sì, sì, eccetera, quindi per la tradizione rabbinica è tutto chiaro. Bisogna andare avanti su come questo aspetto, diciamo, questa cultura ebraica sia radicata poi in territorio marchigiano o non soltanto marchigiano, sì, sì, eccetera. Ma invece io mi domando ancora prima, e vale a dire prima dell'età della nostra era, quindi prima dell'età cristiana, nella invece tradizione veterotestamentaria, questo aspetto probabilmente esisteva. Allora, questo aspetto probabilmente esisteva. Il problema è che in numeri noi abbiamo solo la citazione, diciamo, le parole che il sacerdote deve dire. In numeri non si dice che il sacerdote deve mettere la mano così, quindi io non lo so. Nel Talmud si parla ovviamente della benedizione sacerdotale, ma ancora una volta nel Talmud non si dice mai la posizione delle mani. E così nello Zohar, che è lo stesso, una serie di tipo, insomma, adesso non sono espertissimo, però è una, insomma, un lavoro esegetico sulla tradizione antica, non c'è. Cioè si dice che c'è la benedizione, ma non si dice qual è il gesto che fanno. Per fortuna in questa edizione io sono andato a riprendere le fonti medievali. Una, diciamo, non era citata lì, l'ho trovata, Petrus Alfonsi, perché è un ebreo convertito, lui cita questo gesto, ma lo cita in funzione cristiana, dice la benedizione, un testo del XII secolo, dice la benedizione ebraica è una prefigurazione della Trinità, quindi la reinterpreta in chiave trinitaria, dice il nome di Dio, il Signore, è invocato 3 volte, quindi la Trinità, e poi è molto furbo, perché dice il gesto che fa è questo, cioè lo modifica intenzionalmente, oppure in realtà in una delle fonti che ho trovato i gesti sono 3 e dice la prima benedizione è questa, la seconda è questa, la terza è questa, che è quella poi che sopravvive fino ad oggi. Perché oggi il priestly blessing che fanno è questo. Quindi c'è anche qui una storia proprio della Però Petrus Alfonsi che cosa fa? Non dice che ci sono tutti gli altri, dice che c'è solo questo perché questo è il gesto della Trinità. No? La benedizione, dice, è una prefigurazione, vedete? Lui da buon ebreo convertito. Quindi, diciamo, la parte antica, da numeri alla tradizione talmudica, io non ho trovato, cioè è possibile che magari se qualcuno che si muove meglio, io sono un povero storico dell'arte, se qualcuno si muove meglio su queste cose... Mi basta aver posto il problema. Sì, sì, no, grazie. È un problema interessantissimo, ma credo che tu possa andare anche indietro, nel senso andare a scoprire di più le origini. Grazie comunque. Grazie. Allora, io vorrei chiedere ancora un'aggiunta al professor Toussaint. Mi dispiace per la mia pronuncia del suo cognome, non parlo il francese, mi scuso. Sì, no, è molto interessante quello che ha detto su Brunelleschi e sulla sua consapevolezza della sua preminenza intellettuale. Però ha anche detto che sia Brunelleschi che Giotto avevano quella autocoscienza di reincarnazione, di essere praticamente reincarnazione di modelli. E qui vorrei chiedere, perché cioè, di Giotto non abbiamo autografi di Giotto, non abbiamo i suoi testi, quindi in che senso Giotto, cioè, possiamo essere certi di quella consapevolezza, visto che io avevo sempre l'impressione che quella immagine di Giotto come pittore consapevolmente proto-rinascimentale fosse un costrutto della tradizione posteriore. Grazie. Però non... Sì, mi sentite? Sì? No, è un costrutto mio perché pensavo al Giotto di Ghiberti, semplicemente, ma per abbreviare... Ok, quindi, per abbreviare, quindi sarebbe per abbreviare, la tradizione, cioè, certamente è la tradizione prospettiva o
chiamata erroneamente prospettiva per Giotto, i nuovi pittori che reinventano la maniera antica sono di solito, questo nella tradizione, cioè su questo ha insistito, secondo me ha ragione Camerota, sono nuovi a pelle, no? Sono, cioè, il modello di identificazione. Allora, per gli architetti è Vitruvio, quindi il Vitruvio del 400 è Brunelleschi, il Vitruvio del 500 sarà l'Alberti per quelli del 500, e a pelle è il grande modello per... E per i filosofi ovviamente abbiamo Platone, chiaramente, Pitagora, per i musicisti abbiamo Orfeo, eccetera. Ma è inutile dividere, per questo che avevo cominciato a dire, dividere vuol dire distruggere, perché tutti questi fili poi si intrecciano, perché se prende il De Architettura di Vitruvio, anche il modello filosofico è importantissimo, quindi è impossibile leggere il testo di Vitruvio da architetti, il testo di Platone da filosofi, i testi di storia dell'arte da storici dell'arte. Se vogliamo veramente riuscire a riconnettere i fili, bisogna far dialogare le discipline, se no si perde di vista la... Allora, la pista dell'ebreo convertito mi sembra la più... Il quadro di Crivelli è del... 1490, è datato. E quindi già abbiamo tutti i contributi di Flavio Mitridate che va a predicare la Pasqua davanti al Papa, no? Tutta questa, hai citato Farisol, coinvolto nelle discussioni fiorentine con Ficino e Pico su la veracità della figura messianica di Cristo, e siamo negli anni, per non parlare di Alemano e degli altri. Quindi questa pista dell'ebreo convertito, che in realtà poi non è che si adatta totalmente al canone cristiano, perché sappiamo è una pista essenziale, credo, veramente. Sì. Certo, Mitridate è assolutamente da controllare anche in questo. Sì. Sì, perché il testo, va bene, il Zohar, il Zohar viene tradotto molto dopo, perché le prime traduzioni risalgono a Postel, e quindi è sempre stato un problema per chi lavora sulla Cabala cristiana rintracciare l'influenza dello Zohar prima di queste traduzioni. Ma il contatto orale, lo si vede bene sui manoscritti di Pico, quando c'era qualcosa che non era scritto, si poteva sempre chiedere. Ma infatti è questa la cosa. La pista è questa. Sì, Zohar, allora, la tradizione manoscritta, i primi sono tra 14 e 16 secolo, no? Però è vero, io dubito che ci sia un accesso diretto, però è il dialogo, è sicuramente il dialogo tra le persone. In barba a tutti i conflitti che noi studiamo, anch'io sono uno che studia sempre il conflitto tra ebrei e cristiani, qualche volta c'è anche il dialogo. È reversibile questa nozione di conflitto, perché si vede bene. Ci sono ancora persone che dicono che Pico ha voluto fare la Cabala cristiana per antigiudaismo, e poi c'è l'altra scuola, quella di Idel, ad esempio, che pensa, dice no, è una cultura sincretica in cui è difficile imporre le nostre categorie. Allora, se non ci sono altre domande, mi suggeriscono di ricordarvi che ci vediamo alle 8 all'ingresso principale del Vittoriano per la cena per i convegnisti. Vedrete, perché diciamo è aperto, comunque dal lato Araceli, diciamo così, proprio sull'ingresso principale su Piazza Venezia. Va bene? A più tardi allora, grazie.